Appena messo piede a Venezia, è stato alleggerito del portafoglio. José Ignacio Vázquez Márquez, ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, in visita istituzionale per i lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, la Venice Commission, è l'ultima vittima delle razzie dei borseggiatori e tra le personalità politiche si affianca al ministro della Cultura brasiliano, Margaret Menezes, che qualche mese fa, in visita ufficiale in Laguna, aveva chiesto espressamente di utilizzare i mezzi pubblici per vivere Venezia come un cittadino qualunque e ne era scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Márquez era atteso anche a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, tra gli altri da Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare, che si occupa anche di relazioni internazionali. Il borseggio avvenuto ai danni del ministro della Corte Costituzionale cilena, il dottor Vázquez, è l'ennesimo episodio di microcriminalità che c'è stato a Venezia. Ce ne sono stati segnalati tantissimi anche negli scorsi mesi. Credo che questi episodi sia ora di dare un taglio definitivo, perché queste persone che agiscono in questa maniera nella splendida nostra città di Venezia sono sempre le solite, sono stati individuati fra l'altro non solo dalle autorità competenti ma anche da un gruppo pubblico che denuncia periodicamente ciò che succede a Venezia. Recentemente proprio il gruppo dei cittadini non distratti aveva lanciato l'allarme su come i borseggiatori a Venezia non siano più piccoli criminali che vivono di espedienti giorno per giorno, ma affiliati ad organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Intanto il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile è se non altro riuscito a salvare il passaporto che si trovava su un'altra tasca, ma per tutto il resto è dovuto ricorrere all'aiuto del consolato del suo paese. Mi occorre trattare con maggiore durezza e maggiore responsabilità tutto ciò che succede a Venezia, perché non ne va solo l'immagine di Venezia, ma anche l'immagine del Veneto e del turismo nel nostro paese.